Un saluto a tutti voi da iPhone Assist. Questo è un Galaxy S2, oppure diciamo che questo sarebbe il Galaxy S2 perché questa è la scheda madre di questo Galaxy S2. Qual è il problema di questo Galaxy? E beh, ultimamente era il solito problema. Metto a posto per bene la fotocamera che si è spostata, ecco qui. Vedete, la linea bianca indica se sta messo bene, è dritta, quindi ok. Dicevo, il problema è abbastanza ricorrente, lo vedete anche già da qui da questo bianco che si vede, è l'ossido. Questa scheda madre è finita a contatto con dei liquidi. L'abbiamo desossidata, quindi l'abbiamo tolto, anzi scusate, si dice disossidata, abbiamo tolto tutti gli ossidi, rimane un problema alla parte video, però noi di iPhone Assist abbiamo, diciamo, delle parti, possiamo testarlo. Ci siamo accorti che il problema non è della scheda madre, quindi la scheda madre è pienamente funzionante dopo il trattamento, ma di questo qui che vedete è lo schermo del Galaxy. L'ho staccato, sradicato dalla sua parte. Eccolo qui, vedete, togliendolo si è un po', diciamo, rotto, si può dire così. Eccolo qui, lo vedete, questo sarebbe lo schermetto del Galaxy staccato dalla parte anteriore, che poi sarebbe nient'altro che questa qui, la vedete? Questa è la parte dove sta messo il vetro e questa poi invece è la parte che vedete dall'interno. Questo sarebbe lo speaker, cuffie, etc. E questo qui, per esempio, invece è semplice vetro. Diciamo che in un tentativo estremo si potrebbe anche cercare di sostituire solo il vetro con touchscreen. Difficile però, perché qui ci ha provato un cliente, vedete, ha rotto il vetro, ma ha rotto anche l'LCD, per cui non è riuscito nel suo intento. Questo è la parte che resta del mio cliente, no? Della parte che gli ho sradicato. Vedete com'è bella spaccata tranquillamente anche questo, perché tanto non funzionava. Marchio, vedete, Samsung, eccetera eccetera. Ora noi abbiamo questa parte di ricambio, che la più economica poi è proprio questa qui, lo faccio vedere, eccola qui, nuova di zecca. C'è l'adesivo che serve a farlo riaderire alla cover interna e abbiamo, vedete, sempre marchio Samsung, connettore della scheda video e touchscreen pronto per essere installato. Oh, di solito vi consiglio, se vi mettete a fare riparazioni per conto vostro, il fai da te, sapete che io lo caldeggio. Ops, qui c'è il nome del cliente, togliamo di mezzo. Sarà contentissimo il cliente di sapere che con questo schermo, io ho già fatto la prova, stavolta non è l'anteprima che vi do, ma è la seconda con voi. Sarà contentissimo di sapere che ha ripreso completamente a funzionare. Ho fatto la prova perché morivo dalla, come si dice, dalla curiosità di vedere se avrebbe funzionato. Lo faccio vedere anche a voi. Allora, prima di, ripeto, di attaccare, quindi di fare tutto quello che sarebbe la cosa completa, qui c'è un po' di residuato dell'LCD, va pulito per bene prima di rimontarlo, faremo un attimo la prova di funzionalità. Quindi come si fa? Si prende questa parte qui, che io ho preparata già col tasto home. Comunque gli chiederò l'autorizzazione a mettere online, quindi se si è visto in qualche modo il suo nome e cognome non è un problema. Non mi denuncerà nessuno, si spera. Allora, poi sapete, la felicità di sapere che rifunziona il telefono fa dimenticare ogni cosa di solito, no? Dicevo, questo qui bisogna metterlo qui. Come si fa? Allora, vedete, c'è questo flex che deve entrare qui dentro. Si vede, no? Lo fate entrare qui. Per ora lo poggiamo solo senza incollare, per fare un test generale. E vedete, pulsante home, eccetera. Appoggiato, non incollato. Ok? Si prende la scheda madre del nostro cliente, ripeto, lavata, trattata alla vaschetta ultrasuoni. Diciamo che la pretratto prima, se avete voglia di imparare, va prima pretrattata con lo stesso liquido degli ultrasuoni, ma prendete uno spazzolino da denti per bambini, lo pulite per bene dove sta l'ossido. Quando l'avete pulita per bene così, poi mettetelo nella vaschetta ultrasuoni, se ce l'avete chiaramente. E lo mettete a trattare almeno per un quarto d'ora, 20 minuti. Dopodiché lasciate asciugare per 1 o 2 giorni e potrete godervi il risultato. Andiamo a vedere. Colleghiamo il
fotocamera frontale, colleghiamo le cuffie con il speaker, touchscreen e video, andiamo a collegarli. Questo si vedeva malissimo, si vedeva tutto rigato il video, per cui l'unico difetto che era rimasto è questo, ma noi di iPhone Astiz abbiamo capito che era dovuto all'LCD e allora abbiamo suggerito di sostituire. Il cliente ha accettato e tornerà a casa nuovo, cioè perfettamente funzionante. Adesso lo vedremo insieme, poi lo diremo al nostro cliente. Napoli, è di Napoli, io sono nato vicino a Napoli, quindi capisco bene il loro linguaggio. Amo tutte le nazioni, tutti, no, scusate, amo tutte le lingue, i dialetti. Il napoletano mi piace in modo particolare, purtroppo. Purtroppo, no, così. Allora, questa è la batteria del nostro cliente, buona, per cui non c'è bisogno di fare nulla. La installiamo. Ripeto, lo proviamo così aperto, eh. Dobbiamo vedere se funziona il touchscreen, se funziona il tasto home e l'avanti e indietro. Giriamoci. Andiamo ad accendere. Io già ho visto che si accende, ma con voi voglio vedere se funziona tutto il resto. Eccolo qui, vedete? Si è acceso. Mi allargo un po' con la videocamera, così questa è la massima apertura che ho. Eccolo qui che sta partendo. Tim, quindi è brandizzato Tim. Non ci sarà l'audio perché non ho messo questa parte qui. Dov'è l'audio? Vedete i sensori viola e questo è completamente andato, quindi è un telefono che ha preso acqua, no? Beh, ormai è noto questo. Allora, andiamo a touchscreen, come vedete funziona perfetto, no? Sta messo in vibrazione, adesso è scomparso perché il Galaxy all'inizio si fa tutte le sue scansioni, scansionine di preparazione, vedete? Sta in vibrazione, manca la scheda SIM, ma questo non ci interessa. Ho cliccato il Corriere della Sera. Proviamo a tornare indietro. Se funziona il torna indietro. Sì, come vedete ho cliccato un po' più volte, però è uscito. Proviamo l'altro. Eccolo qui, mi apre le impostazioni e tutto il resto. Ok. Proviamo il tasto home. Funziona anche lui. Vedete, io mi sposto sulle pagine, tasto home. Voilà. Voi tenete conto comunque che la cosa è volante, cioè non è che è stabile perché non ho messo alcuna video, niente di niente. Proviamo la fotocamera, andiamola a cercare, dove sta? Ah, vediamo prima se fa la luce del flash. Flash, accendere. Eccola lì che la fa, la vedete? Sì, quindi il LED funziona. Ah, forse non tutti sanno, ma visto che ci siamo, che c'è qualcosa così interessante. Se voi fate telefono, telefono, casa, e fate asterisco, cancelletto 0, poi fate, mi sembra ancora asterisco, cancelletto, esce fuori questo, vedete? LCD test, e possiamo fare un test del nostro LCD, per esempio, clicco red, e se il mio schermo fa tutto red, è buono, green, verde, vedete? Ok, poi che ne so, blu, voilà, blu. Comunque, ricevitore bianco, zac, lo sentite? Quindi funziona. Vibrazione black, sentiamo se vibra, vibra benissimo, non so se si sente, ed è black nero. Dimming, i tre colori, vedete? Ta ta ta, bene. E poi torniamo ancora, ci fai tornare indietro, grazie. Ehi, indietro, under here, ok. Sensor, il sensore. Qui ci misura come funziona il sensore e se mettiamo le mani davanti, vedete? Il sensore del nostro cliente, il sensore sta qui, eh? Ah no, è qui giù? Ok, ho scambiato con l'S3, l'S3 c'era qui, questo ce l'ha dall'altra parte, vedete? Appena mi accosto il sensore, poi che ne so, image test, vediamo che fa. C'è un'immagine del nostro cliente, un bel cane, mi sembra un chihuahua, no? Light sensor. Sarebbe a dire sensore di luminosità. Vediamo se accendo un'altra luce che fa. Sempre level 4, è tanta luce. Level 3, togliamo la luce. Che mi dici? Level 2, funziona benissimo, no? Ok, andiamo back indietro. Vabbè, giroscopio, test, display, graph. Torniamo ancora indietro. Abbiamo anche poi il touch, ovvero vedete dove tocco. Se il touchscreen funziona, mi colora di verde o fa puntini, vedete? Quindi significa che il nostro touchscreen è perfetto. Under here, grazie, indietro,
Ehi, è un po' dura da tornare indietro. Allora, rifacciamolo, ricordatevi. Allora, quindi asterisco, cancelletto 0, poi ancora asterisco, cancelletto e viene fuori questo. Facciamo il problema. Ah, no, speaker non lo posso fare perché stanno qui. Front cam, no, perché mi vedete, sono bruttissimo, niente di che. Vabbè, abbiamo più o meno fatto un po'. Sleep mode sarebbe di si mette in modalità di attesa o standby. Ehi, ritorno dallo sleep. Hai slippato abbastanza? Ok. Comunque, avete visto, abbiamo fatto anche un test generale, funziona bene. Qui dall'icona del 3G, ma la SIM non c'è, quindi forse è solo un'icona standard. Allora, penso che il signore Domenico, se non mi sbaglio si chiama di nome, sì, Domenico, dovrebbe essere contento perché il suo terminale tornerà a casa risanato, anche con lo schermo che funziona, che era lui. Ancora c'è il nostro... possiamo uscire? Penso sì. Anche con lo schermo che completamente funziona. Non so che altro potremmo provare, mi sembra che sia abbastanza. L'abbiamo tenuto, vedete, volante, lo schermo è risanato. Questo è uno di quelli che potremmo dire, in questo caso è sì, posso dire sì, che rimuovi, calmati, qui era scritto rimuovi. In questo caso è sì, è tornato a funzionare. Abbiamo messo un display completo di LCD, di touchscreen e di quanto di meglio c'era, della Samsung originale. Perché per i curiosi che vogliono sapere il costo, siamo intorno ai 140 euro, manodopera inclusa. Mi sembra che l'Apple faccia pagare per un'operazione del genere sui 180 euro. C'è una piccola differenza, ma qui la differenza è anche questa. Abbiamo recuperato una scheda che non funzionava assolutamente più e Samsung, penso che voi sapete, che dice datemi 265 euro e vi ridò la scheda. Poi se volete anche lo schermo, altri 100-150 euro. Quindi andiamo a finire, vediamo un po', facciamo un po' di conti, 250, 150, 23... Ma quasi ti ricompri un'altra volta il Galaxy, no? Perché 400 euro, penso che attualmente a 400 euro si trovi un altro Galaxy. Proviamo a spegnere, teniamo premuto il pulsante, eccolo qui, spegni, spegni. Ok, allora questo è uno di quelli che hanno tornato a funzionare. Al signor Daniele faremo una telefonata, la vorremmo fare in diretta, così vediamo che cosa ci dice, se è contento. Arrivo. Probabilmente il cliente non risponde perché ha detto che è disponibile sulla rete fissa, ma proviamoci ugualmente, mettiamolo via voce così potete sentire e chiederemo anche naturalmente l'autorizzazione al fatto che possiamo pubblicare questo video su YouTube. Pronto? Buonasera signor Domenico, iPhone Assist, disturbo? No, mi dica. Senta, intanto le volevo chiedere se posso chiederle l'autorizzazione per mettere online il video del suo telefono. Sì, vada tranquillo. Ci sono problemi? No, non ci sono problemi, se lo metto online. Mi sa che si vedrà pure il suo cognome, ma tanto non verrà nessuno a denunciarla. Spero. No, vabbè, se il cognome è meglio non metterlo, meglio ancora. Se può non metterlo il cognome è meglio. Se cercherò di cancellarlo, scurarlo, perché si è visto un po'. Allora, abbiamo fatto quello che mi ha chiesto. Abbiamo messo lo schermo nuovo, funziona perfetto, quindi le sarà reinviato a casa guarito. Il telefono. Penso lo faremo o domani o dopodomani. Io ho fatto i test, il telefono adesso funziona completamente. È marchiato TIM, vedo tutto per bene, quindi penso che non ci saranno problemi a rimandarglielo. Va bene? Va bene, la ringrazio. Mi saluti la sua bella Napoli. Ringrazio, buonasera, buonasera. Ci ha autorizzati, quindi avete sentito, il cliente è contento, il telefono è stato risanato, eccolo qui, vedete, no? Tutto ok. Adesso io lo rimonto perché manca questo, per rimontarlo lo spegniamo. E soprattutto vi faccio vedere come si rimonta lo schermo davanti, perché per ora l'abbiamo solo appoggiato, no? Togliamo la batteria, si è spento, togliamo la scheda madre. E andiamo finalmente a montare lo schermo. Probabilmente questo può essere un video a parte, perché come si monta uno schermo di un Galaxy penso interesserà diverse persone e forse messa all'interno di un altro video è una cosa che
è meno visibile, no? Molti che hanno questo problema di sostituire il vetro potrebbero poi approfittare per il fai da te. Allora, vi dicevo, è solo appoggiato, no? Scansato anche la scheda madre. Possiamo quindi togliere lo schermo. Dovrebbe venire tranquillamente, in teoria, in pratica sì, viene, eccolo qui. Siamo piano piano, voilà, eccolo qui. Va pulita per bene la parte interna, cioè non ci devono essere più residui di vetro, né l'adesivo, perché l'adesivo è già in questa parte che viene venduta pronta all'uso, no? Quindi non c'è bisogno che qui, perché qui dai laterali ci sono delle strisce di colla, no? Ok? Queste qui invece, se ci sono, è meglio. Se non ci sono e non funzionano, si possono rifare con del biadesivo. E anche qui sopra, vedete, dove sta l'air speaker, l'auricolare, anche qui, se non c'è questa parte che aderisce, bisogna rimetterla. Io questo già l'ho pulito, quindi possiamo passare alla fase di montaggio. È molto semplice, si toglie la protezione dell'adesivo, eccola che sta avvenendo. Voilà, è molto forte come adesivo, quindi basta trattenerlo sulla scocca. E adesso bisogna essere precisi, precisi e chirurgici come sempre. Qui c'è appena appena un pezzetto di display, ecco qui, non c'è più. Inseriamo prima il connettore, vedete, così, ok? Poi fate attenzione a mettere questi due qui, vedete, precisi al centro, no? Avete visto? Vi faccio rivedere. Questo così, al centro qui, ok? A questo punto dovete centrare il tasto home sotto, vedete? Così, bene. E adesso è il momento di far aderire, quindi spingere, perché la parte qui, nel frattempo il telefono, questo Galaxy S3, mi fa magari le chiamate senza che voglio. Spingiamo in giù, così aderisca. Messaggio. Fa tutti i tipi di suoni, dring, uccellino, mamma mia, è meglio l'S2 per quanto mi riguarda. Vabbè, dice che te lo sei comprato a fare, è successo, volevo vedere e aprirlo, perché come dico nel mio sito, il mio motto è a scatola chiusa non compro nulla, e quindi lo devo aprire, o meglio l'ho comprato a scatola chiusa ma lo apro. Eccolo qui, l'abbiamo incollato, c'è ancora, come vedete, la protezione, no? Io non la tolgo, poi sarà il cliente eventualmente a toglierla. Tasto home, eccolo qui. Bene, adesso ci siamo, è completamente incollato. Vedete? Perfetto. E abbiamo rimesso già anche la parte cuffie e la parte fotocamera con il sensore di prossimità e di movimento. A questo punto è da rimettere a posto la scheda madre. Questa fotocamera non so perché, ma si è sempre sposta di lato, è proprio una cosa incredibile. Eccolo qua, questo rumore qua lo conosco, è tipico di qualche messaggio o da Facebook o da eBay. Allora vediamo un po', ho preso dei terminali da eBay per come pezzi di ricambio, si trova di tutto, le peggio peggio telefoni frantumati. Allora, vediamo un po', eccolo qua, l'abbiamo appoggiato. Allora penso che saprete le viti quali sono, no? Le due nere vanno all'interno prima di chiudere, quindi andiamo a mettere la prima vite nera qui, voilà, e la seconda vite nera va qui vicino a quest'altra protezione. Eccoci qua, mi si è ficcato un vetro nel dito. Bene, è molto carino sentire il vetro nel dito, fa un po' male. Allora, il pulsante del volume, eccolo qui, in vendita. Ho visto che il pulsante del volume sono, dicono che io chiedo tanti soldi, ma ho visto prezzi del tipo 40 euro solo questo circuito, un altro 45 quest'altro del volume, eppure secondo me costano di meno, almeno io quando le ho date a qualche cliente le ho date di meno. Allora andiamo a collegare le cuffie, voilà, la fotocamera, quella frontale, poi schermo LCD e touch, andiamo a collegare anche tasto home, avanti e indietro, impostazioni, e infine questo qui è quello del microfono, porta USB e quant'altro più ne volete.
tutti collegati, manca da collegare questo filo. Eccolo qui. Ormai dovreste essere esperti pure voi nel smanettare con i Samsung, nel fai da te. Alcuni clienti che sono di qui, molto carucci, mi hanno detto che si sono aperti l'attività grazie ai miei video. In tempo di crisi io credo che sia una cosa buona. Tanto io lavoro, voi lavorate e si lavorano, insomma, l'importante è poter lavorare. Se poi lo fate bene, vi fate un nome, io sono contento per voi. Abbiamo messo questo, andiamo a mettere la parte di sotto. Ho messo già i due tasti, questo si è spostato, lo rimettiamo a posto, il tasto di accensione e il tasto del volume. Per fare in modo che lo mettete bene, mettete in piano la parte di sotto e poggiateci quella di sopra. Partite sempre da sopra, così, e poi andate a spingere in giù. Voilà. Sentite? Si è scatolato tranquillamente al suo posto. Vediamo un po'. È chiuso bene dappertutto. E andiamo a mettere le viti, quelle esterne, al di fuori. Questo video noi l'abbiamo fatto attorno alle 8:30 di sera, poi non so che ora sarà da voi, quindi buongiorno, buonasera, non so che ora vedrete questo video, se vi interessa di guardarlo voi, che ormai di video sui Samsung penso che almeno sull'S2 ne ho messi abbastanza per poter fare un po' di tutto. Per togliere il vetro con l'LCD basta avere una cosa del genere, vedete come questa qui. Questo è un utensile e basta avere dell'aria calda. Lo scaldate, è incollato e lo sollevate piano piano, partendo da dove volete. L'importante è che non avete fretta, se no spaccate tutto. Perché se funzionano e li dovete staccare per un motivo o l'altro, meglio che non rompete tutto, no? Piano piano, lentamente. Dusmont, dolcemente. Quest'altra vite l'ho messa, ogni tanto la mano va davanti, ma mi perdonerete, o come diceva Giovanni Paolo II, mi corriggerete. Allora, vi ricordate il primo discorso che fece? Mi viene sempre in mente, era appena stato eletto Papa, il primo discorso che fece fu dal balcone, dice che lui era un papa straniero e non parlava bene l'italiano, e se sbaglio mi corriggerete. Ha cominciato subito a essere corretto, ha sbagliato la prima parola che ha detto. Allora, nel frattempo mi sembra che ho messo tutte le viti, batteria, devo togliere il nome che tanto abbiamo capito di chi è il proprietario di questa batteria, so che è lui il proprietario ormai. Allora, così, la copertina, pure qua c'è il nome dappertutto, caspita, sono proprio preciso, eh? Allora, questo è un NFC, sapete che significa NFC? No? Niente di più, è solo un sistema che si sono inventati per rubarci i soldi. Questo nel frattempo si è autopremuto, si è anche autoacceso. Ok, l'audio avete sentito che c'è, perché adesso abbiamo montato anche la parte di sotto. Nel frattempo io sto cercando di montare la copertina esterna. Allora, vediamo un po'. Wow, ci siamo, va. Eccolo qui. Voilà. Vediamo, impostazioni, yes. Indietro, ah no, indietro avanti bisogna farlo se apro qualcosa, apriamo un orologio per esempio, vediamo adesso, perfetto, no? Torna indietro, vediamo, riproviamo, No, i messaggi no perché sono cose personali, calendario, ok, facciamo indietro, voilà, menu, yes, vogliamo fare la prova con una scheda? Sì, proviamo con una scheda, però mi sa che si riavvierà perché a caldo, se non mi sbaglio, l'S2, se mettiamo una SIM, dovrebbe essere a rovescio. Un po', proviamo. Metto la SIM Wind non perché voglio fare pubblicità, ma perché nel mio laboratorio solo Wind prende bene, le altre non ci arrivano nemmeno. Allora, eccolo qua, ho messo la scheda, sa che già sta prendendo perché vedo che c'è rete. Proviamo a fare quindi un 155, chiamata, rete non disponibile. Ah sì, ma che è disattivata, vediamo, sac, impostation, qui infiamo offline, così è offline, no? Togliamo l'offline, no, disattivato, ok. Lo hai sentito la scheda o devo riavviarti?
NFC per leggere e scambiare i tag. Eccolo qua, l'NFC famoso, famoso, cioè quello che dicevamo prima. Poi non so se voi lo conoscete e eventualmente lo apprezzate. Allora, riproviamo. 155. Chiamamela grazie. Adesso sì. Prima no. Questa SIM sta per scadere. Fatti gli affari tuoi. Via voce. Via voce. Volume, volume. Ok. Prima qua. Funziona, togliamo via voce, vediamo se si spegne lo schermo. Sì, funziona anche quindi il sensore, vedete? Ok. Bene, mi sembra che anche le chiamate le faccia. Termina, quindi va in chiamata, cosa importante, indietro. E che altro potremmo vedere? Se il wifi lo prende, vediamo un po'. Pacchete, impostation, impostazioni, wireless. Dove sta? Wifi. Attiviamo il wifi perché era disattivato. Allora, eccoli qua. iPhone Assist, la parte per gli ospiti, la signora del quarto piano. Ci sono tutti, beh, tra poi anche alcuni che sono fuori intervallo, ma sicuramente sono del cliente che si connetteva a una rete wifi. Quindi mi sembra che abbiamo tutto, no? Torniamo indietro, indietro ancora. Curiosità, che versione ha montato il signore di firmware info sul dispositivo? 235, è un po' vecchiotto, vabbè, però meglio per lui. Gingerbread originale 235, ok. È tutto, penso. Allora, abbiamo quindi cambiato il display, sta cliccando tutto qui, fermiamolo un po'. Abbiamo cambiato il display anteriore, abbiamo messo uno che funziona, nuovo di zecca, questa protezione qua si può togliere così, il pulsante con... È più facile da premere. E un messaggio, ah sì, mi sta scadendo la SIM, sono affari miei, ok, poi la rinnoveremo. Vediamo un po', sì, calendario e tutto il resto. Dicevo, e poi abbiamo fatto vedere come si rimonta, ma questo penso già lo saprete. Penso che possa bastare. Grazie a voi tutti, una buona serata, un buongiorno, non so, un buon pomeriggio, un buon mattino a tutti quanti voi da parte mia, iPhone Assist. Ciao ciao.